Allora gente, eccoci qua, ci siamo fermati qui alla Bioppa, devo fare 45 minuti. Allora, destinazione per sto viaggio è in provincia di Bolzano. Mo stasera cerco di arrivare a Trento Sud, dove mi parcheggio e faccio la pausa e domani mattina vado allo scarico. Il paese dove devo andare a fare lo scarico è Sarentino. Devo ancora studiare tutto, devo anche chiamare il posto dove devo andare a scaricare, perché a sto giro vado su con un carico di baie e fieno, cioè misto, quindi devo sentire il cliente per capire bene, perché come sempre quando si va a questi posti è sempre particolare. E niente, stasera se tutto va bene a Trento Sud mi incontro con un amico che abita lì e quindi molto probabilmente se arrivo a orario decente si va a burra cena fuori. Vabbè, mo vado un attimo a fare un giretto alla toilet, poi chiamo il cliente per mettermi d'accordo per domani, per farmi dare un po' di informazioni. Ci aggiorniamo dopo. Marco che mi è venuto a prendere. Ciao. Pago sta qua parcheggiato. Dorme. E noi altri andiamo a cena. Da grande a Con la mini smart. Ci stai dentro? Ci sto, ci No, sto. grande. Vuoi guidare? Macchina elettrica, che figata! Quando stai a batteria? 42%. È polizia. C'è la polizia. Buongiorno, allora sveglio da qualche minuto, sono le 5:58, sto qui alla zona industriale di Ravina, all'uscita di Trento Sud e niente, ieri sera come avete visto sono arrivato, parcheggiato qua, poi mi è venuto a prendere l'amico Marco e siamo andati a mangiarci una pizza insieme, siamo stati fino a mezzanotte a fare un po' di chiacchiere.
a Sarendino, mo sta app bianca qua davanti, è il cliente che mi accompagna allo scarico. È stata una bella scarpinata a salire qua sopra. Allora, questa è la situazione dello scarico. Niente, stiamo scaricando. Mi ha rotto un po' le scatole perché sono arrivato un po' in ritardo. Però purtroppo prima non sono potuto ripartire. Cioè, ieri sera mi sono fermato alle 9 e un quarto, stamattina alle 6 e un quarto sono ripartito. E pace, non ci posso fare niente. Allora gente, finito di scaricare, pulito, chiuso, merenda e poi andiamo giù. Allora, andiamo. Preciso al millimetro, raga. Scaricato pure in Sudtirol. Posso mettere un'altra spunta sulla cartina dell'Italia? Sono arrivato in Trentino, quasi ai confini con l'Austria. Allora, adesso scendiamo giù a Bolzano, poi si ripiglia all'autostrada e andiamo a Verona Sud, che ci avevamo da fare un ritiro. Poi, una volta fatto quello, ci sarà da andare in direzione Mantova, precisamente a Guidizzolo, a fare un altro ritiro. E penso che una volta fatto il secondo ritiro, stiamo a posto. Diamo precedenza a chi va in salita.
Questa è una di quelle poche occasioni che ti fai il giro turistico dentro una città col bilico. Cioè, praticamente sto attraversando Bolzano da una parte all'altra. E va bene, dai, tutti sulla Brennero incolonnati a 80 all'ora precisi, con calma, cruise control adattivo attivato, massima distanza impostata e sta a posto. Allora, il servizio non lo so come si chiama, è la prima qua dopo Bolzano, e no, più un caffè, toilet, poi dopo andiamo giù a Verona. Caffettino, toilet, come sempre ragazzi, e si riparte. E siamo in colonna, è già mezz'ora che stiamo a fare piccoli passi e poi ci fermiamo, e poi si riparte e poi ci fermiamo. Adesso è arrivato il Trento Nord, ma non vedo ancora la fine, cioè non si sta ancora a sbloccare. Di sicuro non carichiamo a Verona prima del pranzo. Ogni speranza è persa. Allora, siamo qui a Verona Sud, zona industriale, mo faccio pranzo,
perché alle 2 riapre qua il cliente che devo andare a caricare, quindi davanti non c'è spazio per fermarsi, quindi mi sono dovuto fermare un po' prima, che c'è sta un po' dei parcheggi. Sto messo pure contromano, però che devo fare? Vabbè, dai, mo pranzo e ci aggiorniamo dopo quando ho caricato che si riparte. Ora, siamo pronti per caricare. Devo caricare tre pezzi qua. Ho dovuto aprire anche il tetto. Lo stanno a preparare. Allora, ho caricato tre pezzi alla fine. Aveva detto due, invece ne era tre. Sei fasce. Ho dovuto richiudere tutto. Aprire anche dall'altra parte perché per mettere due fasce l'attrezzo che ho caricato non si riusciva a passare sopra, quindi sono dovuto andata al lato opposto, aprì e infilarla sotto. Va bene, adesso andiamo a fare la seconda presa a guidizzolo. Andiamo la 4 e famo l'uscita di de Senzano. E andiamo giù. Allora, il secondo ritiro l'ho fatto, è stato abbastanza veloce e niente, adesso ho chiamato in ditta, ha detto che c'avevo un terzo ritiro a Bologna, ma automaticamente allora, gente, sono arrivato a Rimini Nord, mi sono fermato qui all'area di servizio dove ci fermiamo sempre, sotto le maide. Mi sono preparato lo zaino, ora mi sto a mettere il giubbetto che vado dentro, mi faccio la doccia, faccio cena e poi mi riposo. E domani mattina alle 5 e mezza si riparte, che devo stare a Pele 8 a scaricare. Quindi vado a fare la doccia e ci aggiorniamo a dopo. Doccia. Thank you.
ci ritiriamo negli alloggi. È nebbione. Mamma mia, sta tosse. E niente, siamo rientrati in cabina. Adesso sistemiamo tutto, rimetto a posto qua la roba e poi se va a dormire, cioè mi mettono a letto, mi rilasso, mi addormento. E domani mattina alle 5:30 si riparte per andare a scaricare. Va bene, dai, per oggi è tutto, per questa giornata bella lunga, da Trento a Bolzano a Rimini. Non c'è male, dai, passando per Verona e Guidizzolo. Ci vediamo domani mattina che se va giù. Buongiorno. Allora, venerdì, sono le 5:16. Mi sono svegliato già da qualche minuto. Ho dato una riordinata alla cabina. Adesso apro le tende. Allora, adesso andiamo alla toilet e ci beviamo un caffè e poi partiamo. A posto, ragazzi, fatto tutto preciso, si può partire.
usciti a Civitanova, adesso sto sulla Civitanova Foligno in direzione Macerata. Oggi finisco il viaggio con lo scarico a Macerata, appena volta vado a Macerata. Visto che qualcuno dice sempre che parto da Macerata, io non parto da Macerata, però oggi rientro, scarico a Macerata. Vabbè, e niente, dai, sono le 7:40, alle 8 stiamo, qualche minuto prima delle 8 stiamo lì davanti, giusto il tempo di mangiarci il maritozzo con la Nutella mentre aspettiamo che aprono. Questa è la fiera per uscire qui a Macerata, Piediripa, Corridonia. È l'ora di punta, c'è il pendolarismo. Allora gente, per scaricare ci avremmo messo nemmeno mezz'ora, i quattro attrezzi agricoli. Per risistemare tutto quello che ho usato per legare e dare una pulita al pianale ci ho messo altri 3/4 d'ora. È un'ora e mezza che sto fermo. Va bene, mo chiamato il titolare, mi ha detto che devo andare a caricare sto rimorchio per un collega per lunedì e poi lo devo riportare in magazzino e se va a casa a pranzo, poi vediamo il da farsi. Quando facciamo manovra ci giriamo qua per uscire e andiamo a caricare. Allora, eccoci qua, dopo il carico, sono le 11:20 e mo piano piano riportiamo sto rimorchio in magazzino, se va a pranzo, poi vediamo quello che c'è da fare.
Allora, eccomi arrivato a casa, sono le 13:30 e niente, chiudiamo sto viaggio così, venerdì, all'ora di pranzo. Mo faccio pranzo e sto a casa, a riposo, e lunedì si ricomincia. Va bene dai, e anche stavolta è fatta. Saluti, alla prossima!